seconda parte dello stand FCA al Motor Show di Bologna e partiamo da Jeep con questa Renegade Desert Oak, una versione particolare della versione più fuoristradistica, quella trail rated. E ci spostiamo nell'angolo Mopar, perché qua Jeep e in generale FCA ha deciso di portare tanti modelli personalizzati, come questo Wrangler Rubicon, che ha insomma una lista enorme di accessori personalizzati. Bello il tubolare con i fari intorno al vetro anteriore. E poi Mopar, anche se nasce negli Stati Uniti, non è solo ed esclusivamente Jeep, ma c'è anche Alfa Romeo. Questa Giulietta veloce, che ha un po' di dettagli come il tappo carburante in alluminio, spoiler posteriore in carbonio, un sacco di dettagli in carbonio, minigonne laterali con l'inserto rosso e un paio di terminali di scarico maggiorati che ci stanno sempre. Anche di qua vediamo una 500X che direi che ha un bel po' di cromature aggiunte da Mopar, il Fiat Fullback, il pick-up della gamma Fiat, e qui vi faccio vedere la 500 Riva, il cosiddetto mini yacht della Fiat. Sono stato alla presentazione ai cantieri Riva ed è un'automobile molto interessante perché ha un sacco di particolarità. La più interessante ve la faccio vedere: oltre a un interno con degli inserti in pelle, degli interni in pelle veramente fantastici, ci sono le lavorazioni in legno vero, artigianali, fatte a mano, della plancia, che la rendono un oggetto. Insomma, è sempre una city car, è pur sempre la 500, però ci sono alcuni dettagli che la rendono un'automobile molto molto chic. Nuova tipo in versione 5 porte qui, ma c'è anche la station wagon, la cui commercializzazione è cominciata non da molto, è cominciata dopo l'estate, quindi cominciano a vedersi le prime per strada, ma non è ancora una vista così frequente, a differenza della 3 volumi che è già in giro da un po' e della 5 porte che comincia a vedersi. Andiamo avanti, qui c'è la 124 in un allestimento molto particolare, che è l'allestimento America. Questo qua l'ho visto a Parigi ed è un po' una personalizzazione estetica, perché il motore rimane sempre il 1.4 turbo multi-air da 140 cavalli, però vi faccio vedere i cerchi, assolutamente una citazione della prima 124, sono molto 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 belli, e poi un interno un po' più elaborato con questi sedili in pelle color terracotta, e poi il portapacchi per metterci un trolley in più. Anche se non si usa più, non si vedono più in giro le cabriolet con i bagagli esterni. Zona cattiveria con Abarth, 695 biposto, moto del Vale Nazionale che ci sta, e chiudiamo sempre in Abarth. Di là il 124 Spider Abarth con un motore da 170, adesso controllo ma sono quasi certo, 170 cavalli esatto, mentre invece questa è leggermente più potente, nel senso che ha un 1.8 bialbero e fa fino a 300 cavalli, fino a